o noi, il mister della Vicola Lamezia 1919 e il mister Claudio Morelli. Allora, Claudio, una partita insomma dove la Vicola non ha faticato molto insomma per chiudere questa partita, anzi già nel primo tempo 2-0, credo che ci sia poco da dire, l'altra squadra quasi mai a tante porte, sbagliata anche un rigore, perciò credo che alla fine vittoria meritatissima senza neanche troppe affanne. Sì, siamo stati bravi a portarci sul doppio vantaggio del primo tempo. E sono le classiche partite dove se non riesci a sbloccare il risultato si potrebbe complicare, mentre noi siamo stati bravi a, soprattutto nella parte iniziale della gara, nel primo tempo, a portarla sui binari giusti. E abbiamo concesso poco e poi abbiamo, diciamo, amministrato un po' poi il risultato. Va bene così, va bene così. Per noi è importante continuare su questo trend. Abbiamo altri 3 punti e continuiamo su questo nostro percorso. Con noi anche il mister della Riviera Roseto, Davide Falcone. Per Inter forse c'è mai, per domani a gol è superato 1. Allora, Davide, una partita insomma, c'erano certi assenti da parte vostra, insomma, una partita già difficile in partenza, però insomma, credo che un po' di tempo. Diciamo 20 minuti avete tenuto la partita dopo il gol della Vicola, insomma, sempre prorati, poi avete sbagliato anche per il rigore, insomma, forse un po'. Oggi siete facendo proprio storta, credo, alla fine. Ecco. Ma storta, non mi va di parlare degli assenzi, devo fare un plauso ai ragazzi che penso si sia visto, hanno dato tutto, hanno tenuto botta a una squadra che senza nasconderci punta a raggiungere le prime 2. Dispiace come abbiamo preso il primo gol perché lo sapevamo che Corigliano ha una giocata tipica, però può succedere. Poi è vero, abbiamo tenuto nonostante il doppio svantaggio cercando di riconquistare perché comunque dovevamo fare un'ottima figura. Il campo è stato preso, aggiungo al rigore sbagliato anche una traversa e il gol fortuito della Vigo sul 3-0 si è visto. Quindi credo che poi il risultato non sia così ampio. D'altra parte abbiamo 2 obiettivi diversi, il nostro rimane la salvezza, cercheremo su questa strada di raggiungerla e faccio il mio in bocca al lupo alla Vigor per i suoi obiettivi.